Lorenzo, piacere, piacere. È la signora Pina che vi leggerà l'atto. Con voi, con lei, ci abbiamo da fare. Potete stare seduti, tranne voi due, no? Grazie. Lo leggete bene in italiano? Vi faccio leggere un po', Poi, il nome è Carlos. Sì. E te Brenda, o Ruth? Brenda. Dove è nome? Brenda. Ah, vi spiego dove ci troviamo qua, così sapete dove... Sì. Questa è la tomba di Giulietta, tutta la struttura. Questa è una stanza che il tempo fa la usavano per suonare o ascoltare musica. Se ci fate caso, attorno sono i personaggi che usano degli strumenti musicali, con la tromba, gli olivi, sono dei affreschi del Settecento, che era prima una parte, poi li hanno spostati qua adesso, nel 1974. E comunque li hanno spostati qua. Non ricordo quando sono stati spostati. Poi c'erano tre divinità, qua c'è Mercurio, Venere e Diana, la dea della caccia, e dietro abbiamo tre grazie, che ci portano bene, speriamo. Sì, allora, vi spiego come funziona, poi vi faccio partecipi della cerimonia, poi vi leggo gli atti, cioè i codici, gli articoli di legge, e la signora Pini vi leggerà l'atto che dovevo firmare. Allora, carissimi sposi, José Carlos e Brenda Ruth, siete venuti insieme in questo luogo perché la vostra decisione di unire il matrimonio riceve sul sigillo davanti alla comunità e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti a me le vostre intenzioni. José Carlos e Brenda Ruth, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costruzione, in piena libertà e consapevoli del significato delle vostre nozze? Siete disposti, seguendo la nuova via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere con amore i figli che verranno e educarli secondo la legge? Se dunque vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra con lei ed esprimete un vostro consenso. Amen. Io già accolgo te. Io, José Carlos, accolgo te, Brenda, come mia sposa, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Brenda Ruth, accolgo a te, José Carlos, come mio sposo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti, onorarti tutto il giorno della mia vita. Okay. Adesso passiamo alla lettura degli articoli. Matrimonio civile, celebrato il 31 luglio 2010. Agli sposi qui comparsi do lettura degli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile della Repubblica Italiana. Articolo 143, diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e la propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra di loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere per quale l'indirizzo è concordato. Articolo 147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Adesso passiamo al sì. Signor Calderón Gardenas José Carlos, intende prendere in moglie la più presente Giuaregui? Jauregui. Sì. Ottiniano Brenda Ruth? Sì. Signor Giuaregui Ottiniano Brenda Ruth, intende prendere i mariti più presente Calderón Cardenas José Carlos? Sì. A seguito della vostra risposta affermativa, io Antonio Nella, consigliere comunale, ufficiale dello Stato civile del Comune di Verona, dichiaro in nome della legge che siete uniti in matrimonio. Vai. Poverino, fa foto. Vai, vai. Adesso facciamo scambio degli anelli. Leggi di nuovo. Vedi questo? Ruth, ricevi questo. Brenda, ricevi questo anello in segno del mio amore e della mia fedeltà. Va bene? Va bene. Metti di forza. Segno della mia, del mio amore e della mia fedeltà. Un altro bacio. Adesso vi si dice. L'anno 2010, al 31 del mese di luglio, alle ore 9:30, nella casa comunale, in una sala aperta al pubblico, davanti a me, lei l'Antonio, consigliere comunale, ufficiale dello Stato civile del Comune di Verona, per delega avuta vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi. Calderón Cárdenas José Carlos, nato in La Libertad il 29 luglio 1965, residente in Verona, cittadino peruviano, e Aregui. Aregui. Scusate, ma Jaregui Ottignano Brenda Ruth, nata in La Libertad il 30 luglio 1977, residente in Verona, cittadina peruviana. I quali mi hanno richiesto di unirli in matrimonio e a questo effetto mi hanno presentato il documento sottoscritto che, unito nel mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro insieme con quelli già prodotti all'atto della richiesta della pubblicazione. Dall'esame di tutti gli anzidetti documenti, risultando di nulla osta la celebrazione del matrimonio, ho letto gli sposi gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile. Quindi ho domandato allo sposo se intende riprendere in moglie la qui presente Jaregui, più o meno, Ottignano, Brenda Ruth, e a questa se intende riprendere il marito il cui presente Calderón Cárdenas José Carlos. Se avendomi ciascuno risposto affermativamente, piena intelligenza anche dei testimoni sottindicati, ho dichiarato che i medesimi sono uniti in matrimonio. A quest'atto sono stati presenti quali testimoni Linares Sandoval Marco Antonio, nato in Lima il 21 settembre 1971, residente in Sant'Anna d'Alfaedo, e Rodriguez Rebaza Lilian Angelina, nata in La Libertad il 11 novembre 1977, residente in Milano. Documento presentato e certificato della pubblicazione eseguita senza opposizione in Verona dal 9 al 17 luglio 2010. Presentato viene letto agli intervenuti, i quali tutti insieme con me lo sottoscrivono. Prego. Sulla prima riga di questo errore. Nessuno gli dà una mano qua. Poverino. Qua, eh. Dove è la foto? Fai film, fai film di filmare. Mira la camera. Mira, spara. Allora, a me mi pare foto. A fianco.
Sotto. Sta finendo, no? Anna, vieni che su a tanto. Anche lui? Dopo facciamo il fare. Mantenerlo con dei figli, idea più focolare alla famiglia, e vi auguro tanta felicità e tanti figli. No, uno o due, basta, non esageriamo. Faccio i miei migliori auguri. Auguri signora, auguri capo. Grazie. Facciamo una foto insieme qua. Sì, grazie. Aumentate il fotografo, prego, ce n'era uno e faccio il fotografo. Non l'ho detto. Ok. Uno tuo testimone facciamo, eh? Testimone? La signora di Milano, dai. Fatemi parlare.